Grazie Presidente. Io volevo precisare che non è che noi abbiamo voluto punire l'oratoria del collega, anzi noi ringraziamo il collega di essersi prestato ad illustrare una delibera di cui non è il primo firmatario. Però il discorso è un altro, il discorso è che queste cose si stanno già facendo e già facendo a costo zero e si stanno facendo in un modo che è in itinere. E che non si stanno facendo grazie a quel piano sociale cittadino di cui stava parlando il collega, che è vecchio di 12 anni e i cui effetti ancora stiamo vedendo, visto che ha creato una disparità tra territori che fa paura. Fa paura per come non ci consente di, ad oggi ancora, di uniformare i servizi sul territorio. Quindi non è un voler punire il collega per la sua mancanza di oratoria, che peraltro non credo che gli manchi assolutamente, ma è proprio sulla proposta di delibera in questione. E vorrei specificare che il Movimento 5 Stelle ha molto rispetto per gli organi superiori, un rispetto che altri, volendo cambiare determinati leggi e statuti, magari non hanno. Grazie. Logicamente voteremo negativo.